Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Oggi andremo a vedere se Vidal è da prendere o no al fantacalcio. Prima di cominciare ti devo chiedere, se ancora tu non l'avessi fatto, iscriviti al mio canale, è gratuito, non ti costa niente e mi aiuteresti tantissimo. In più ti consiglierei anche di attivare la campanellina per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Poi ti voglio consigliare OneFootball. OneFootball è un'applicazione che ti permette di seguire il calcio a 360 gradi. Ci sono tutte le principali notizie, sempre aggiornate, tutte le notizie di calciomercato. Poi potete scegliere la vostra formazione e avrete sempre costanti aggiornamenti sulla vostra squadra. In più vi permette anche di seguire le partite in tempo reale, con il minuto esatto, ammoniti, la formazione, i gol con gli alert, eccetera. Per cui, se ancora tu non l'avessi fatto, ti consiglio di scaricare OneFootball. Puoi cliccare il link qui sotto in descrizione e partirà il download gratuito di OneFootball. Ma ora, Vidal è da prendere al fantacalcio? Vidal ha 33 anni compiuti, quindi non è più un ragazzino. Come ruolo gioca centrocampista centrale, all'occorrenza anche trequartista. È un giocatore molto completo, fa sia la parte difensiva che la fase offensiva, il che gli permette di avere diversi assist e gol durante la stagione e ogni tanto però prende dei cartellini, ma mai una cosa eccessiva. Di solito i suoi bonus sono molto maggiori rispetto ai suoi malus. Ma ora facciamo parlare i numeri, vediamo nelle ultime stagioni cosa ha combinato il buon Arturo Vidal. Allora, in Liga con il Barcellona, l'ultima stagione in 33 partite ha fatto 8 gol, 2 assist e ha preso 4 gialli. L'anno prima 3 gol, 7 assist e 7 gialli. Col Bayern invece, l'ultima stagione ha giocato meno, solo 22 partite, nel 17-18 ha fatto 6 gol, 2 assist, 6 gialli. L'anno prima 4 gol, 2 assist, 8 gialli. L'anno prima ancora 4 gol, 5 assist e 3 gialli. Quindi vedete che è un giocatore che nelle ultime stagioni non è mai sceso sotto i 4 gol, se non il penultimo anno, però aveva fatto 7 assist, che sono veramente tanti. A livello di punteggi di bonus malus avrebbe ampiamente ripagato il gol in meno che manca. Mentre in passato, come vediamo qua, per esempio nella Juventus ha segnato ancora di più, 7 gol nel suo ultimo anno, 11 l'anno prima, 10, 7, per cui diciamo che è un giocatore che ultimamente ti fa sempre quei 4-5 gol a stagione, se non consideriamo gli 8 dell'ultima stagione, nel senso facciamo una media, ragazzi. Poi di media ti fa dai 3 ai 4 assist in un anno, con dei picchi da 7, però non capita tutti gli anni. Ora, il principale dubbio su Vidal è la sua titolarità. Chiaro che nell'Inter, essendo una squadra che vorrebbe vincere tutto, quindi Coppa, Campionato, Champions, ci sarà veramente tanto turnover. Però lui si gioca il posto principalmente con Barella, Eriksen e Brozovic. I giornali dicono che dovrebbero giocare insieme Barella e Vidal, togliendo il posto a Brozovic, in un centrocampo a 5, oppure potrebbe giocare trequartista togliendo il posto ad Eriksen, con un 3-4-1-2. Diciamo che l'Inter gioca o col 3-5-2 o col 3-4-1-2, per cui lui può giocare sia da trequartista ma può giocare anche da centrocampista centrale. In realtà nel 3-4-1-2 potrebbe giocare anche nei due centrocampisti centrali dietro a Eriksen trequartista, per cui non è affatto detto. Io credo che in Serie A, visti tutti gli impegni dell'Inter, il turnover che farà, lui arriverà a giocare una trentina di partite, quasi sempre da titolare. Quanto si può pagare un giocatore del genere? Considerato che Vidal a volte ti giocherà anche trequartista, secondo me Vidal può essere pagato fino ai 20-22 crediti su 500 crediti in un Fanta 8. Ma rispondiamo alla domanda: Vidal è da prendere al fantacalcio? Io vi direi di sì. Vidal per me può essere considerato un giocatore da terzo, forse anche secondo slot in un centrocampo a 4, considerato che quasi tutti usano il 3-4-3. Vidal diciamo che sarebbe forse di più da terzo slot in questo centrocampo. Però io vi do un consiglio: se prendete Vidal, ricordatevi anche di Sensi, perché Sensi non lo punterà tanta gente quest'anno e secondo me Sensi e Vidal potrebbero alternarsi spesso. Lo so che Sensi non l'ho nominato nelle rotazioni di prima, però ricordiamoci anche di Sensi, tanto secondo me quest'anno Sensi con 4-5 crediti si riesce a prendere. Ora ti chiedo, lasciami un commento qui sotto per dirmi tu cosa ne pensi, se punterai Vidal.
Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale. E se ti piace questo argomento, io ho creato una vera e propria guida per il Fantacalcio 2020-2021. La trovi nella scheda qui sopra o qui sotto in descrizione. Ciao e buon Fanta a tutti! Ah, dimenticavo, se hai dubbi di formazione per la seconda giornata del Fantacalcio, oggi, venerdì, dalle 17:30 sono in live per rispondere a tutti i vostri dubbi.